Buongiorno e bentrovati a Mattino 6. Oggi, martedì 23 agosto, si venera Santa Rosa. Nacque a Lima il 20 aprile 1586, decima di 13 figli, il suo nome di battesimo era Isabella. Era figlia di una nobile famiglia di origine spagnola, quando la sua famiglia subì un tracollo finanziario. Rosa si rimboccò le maniche e aiutò in casa anche nei lavori materiali. Sin da piccola aspirò a consacrarsi a Dio nella vita claustrale, ma rimase vergine nel mondo. Il suo modello di vita fu Santa Caterina da Siena. Come lei vestì l'abito del terzo ordine domenicano a 20 anni. Allestì nella casa materna una sorta di ricovero per bisognosi, dove prestava assistenza ai bambini e agli anziani abbandonati, soprattutto a quelli di origine indiana. Dal 1609 si rinchiuse in una cella di appena 2 metri quadrati, costruita nel giardino della casa materna, dalla quale usciva solo per la funzione religiosa e dove trascorreva gran parte delle sue giornate a pregare ed in stretta unione con il Signore. Lì ebbe visioni mistiche. Nel 1614 fu obbligata a trasferirsi nell'abitazione della nobile Maria da De Ezatequi, dove morì straziata dalle privazioni 3 anni dopo. Era il 24 agosto 1617, festa di San Bartolomeo. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo, dalle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con la Repubblica, che in apertura riporta, ecco, la UE del dopo Brexit, Merkel, la flessibilità c'è già, Renzi. Ora la crescita intesa su difesa e migranti nel vertice a 3 con Hollande. E poi ecobonus ai condomini, scommessa da 5 miliardi. Ancora in breve l'analisi, la sicurezza a 2 velocità, il retroscena, il mantra di Angela e i piani del Premier. E poi vediamo in Iraq, fermato prima di farsi esplodere, il baby kamikaze con la maglia di Messi. Il punto cambio di marcia all'ombra del colle, poi la ricetta dei medici USA, lo zucchero vietato ai minori di 2 anni. Lo stop alla base missilistica, lo strano caso dei russi, amici dell'Iran. Passiamo al Corriere della Sera, la stessa apertura, il vertice l'Europa non finisce con la Brexit, spinta di Renzi con Merkel e Hollande, la cancelliera coraggiose le riforme dell'Italia. E poi ancora vediamo in breve Berlino rigida sulla flessibilità e ancora confine svizzero da controllare. In basso l'inchiesta, le domande, gli errori, i paradossi, scuola, viaggio nel concorsone, un posto su 3 resterà vuoto. E poi una notizia su Torino, i primi 2 mesi di Appennino e la tattica del doppio binario. Votata la sfiducia a Serraj, colpo all'unità della Libia, nel taglio basso invece la figlia di Padoan contro il palazzo in piazza Foggia durante la visita del ministro Orlando accanto ai lavoratori africani. Passiamo alla stampa. Il messaggio all'Europa, ancora all'apertura con il vertice nell'isola simbolo, i leader sulla tomba di Spinelli, intesa sulla sicurezza comune, spiragli sulla flessibilità. Ed ancora Renzi, Merkel e Hollande, l'Unione Europea riparte da qui, la cancelliera apre all'Italia sui migranti. In centropagina effetto Brexit sui prezzi, un regalo ai turisti, il calo della sterlina premia i consumi e attira sempre più visitatori nella capitale britannica. In breve vediamo le idee alla scoperta dei pianeti nostri gemelli, poi giallo antico, Atlantide e la Sardegna, e su internet arriva la tribù dell'invidia.
Ancora il Tempo, il quotidiano indipendente, in apertura invece in comune società da 5 miliardi di debiti, bilanci pazzi, stipendi d'oro e assunzioni gonfiate di dirigenti e personale, i buchi e gli sprechi a 9 zeri delle municipalizzate e delle controllate romane. E in alto, invece, dopo l'inchiesta di Il Tempo, dipendenti Rai, arriva la Corte dei Conti. In centropagina, la Murano conferma la nostra denuncia. In periferia c'è ancora molto da fare, l'immondizia c'è e l'assessore fa il mea culpa. E poi Renzi, Hollande e Merkel, appunto, con la Brexit l'Europa non è morta. Le sentenze, le nuove inchieste, sempre in breve, capaci, finisce la favola dei mandanti esterni. Il ritorno del preliminare stasera c'è Roma-Porto per andare in Champions. Nel taglio basso, discoteca e scatti hot con una ventenne fidanzata furibonda, a volte il pollo più veloce del mondo. Avvenire. UE voglia di riscatto, Renzi, Merkel e Hollande, Brexit non è la fine, impegno sui migranti e spazio per la flessibilità, quindi il vertice in apertura, poi in centropagina vediamo la fotonotizia del baby kamikaze, appunto vittime killer, bimbi violati. Il Fatto Quotidiano, vediamo il buco in apertura ville dei boss quando il sequestro non basta. E ancora la riforma, investimenti bloccati, grosso guaio per i conti, il summit, battaglia navale a Ventotene, tra leader, tre colpi in acqua, una portaerei e centinaia di militari per la foto Renzi, Merkel, Hollande. E poi Vittoria, bimba rapita, accusato indiano, il codice esclude il fermo, lo straniero viene espulso. In breve, ma dovevano proprio riunirsi su una nave da guerra ed ancora si parla del vertice. Oggi le comiche. Amartya Sen e l'Unione Europea dei Popoli al gusto di Gavi e poi no, il padre del DDL Boschi non può essere Don Dossetti. Vediamo avanti Libero in apertura, quindi il vertice ancora i nostri becchini, così titolo Renzi, Merkel e Hollande, sulla crisi economica, immigrazione e terrorismo, i tre statisti fanno poco e quel poco è sbagliato, parlano di cultura e unità, ma non sanno fare altro che mettere sempre più nei guai l'Unione. E poi dominio musulmano in breve razza in estinzione, noi europei ormai siamo come i panda. E l'Italia tollera, l'università islamica ha un progetto, ammazzare gli ebrei. Comunismo e violenza, ecco le radici della UE, ancora fuori di retorica, Matteo batte cassa con Angela. Il governo contestato anche in famiglia, la figlia di Padoan sfila contro Orlando. Poi il dramma di Amato, più agenti di scorta che pubblico, e nel taglio basso l'intervista al sindaco Brugnaro, chi tratta Venezia da cesso, dice, merita galera e calci nel fondoschiena. Il manifesto, vediamo, strage alle nozze curde, ora è opera di Gülen in Turchia, Erdogan rimangia l'ipotesi ISIS. In centropagina, Love Boat, tra la tomba di Altiero Spinelli a appunto il ponte della nave Garibaldi, tre leader in difficoltà esorcizzano Brexit e crisi economica, provando a rilanciare su sicurezza, difesa comune, immigrazione, un'Europa che rischia di affondare. E in breve vediamo Tunisia, nuovo governo, sinistra, luci e ombre e ancora nelle Filippine Duterte prove di pace con i dirigenti comunisti. In Brasile vediamo, piccolo problema con la pagina, comunque andiamo avanti, vediamo il mattino, in apertura ancora l'incontro
Crescita, Renzi e Merkel divisi, il premier più flessibilità, la cancelliera Sconti già nei patti. Il progetto nel carcere borbonico di Pertini, un campus per i giovani europei. E vediamo ancora le interviste del mattino, multe a chi rifiuta i profughi, mentre il caso in centropagina, la fotonotizia, il ragazzino arrestato in Iraq prima di un attentato, se il baby kamikaze indossa la maglia di Messi. Vediamo. Ancora nel taglio basso la figlia del ministro contesta il governo, la figlia di Orlando, come abbiamo visto prima, e poi chiuso il bando anche tre stranieri tra i candidati. Ora le selezioni, Apple a Napoli, 100 prof per 15 posti. La Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo in centropagina: la Brexit non ferma l'Unione Europea. In alto invece Bari sul lungomare spari fra le prostitute, panico per una vendetta con colpi a salve. Il caso ancora raddoppio dell'Interporto, la regione revoca i fondi, stop a 90 milioni, ne restituiscano 9. E si parla appunto dell'intervento nella regione Puglia. Ancora Orlando, entro l'anno la legge sul caporalato, e Emiliano replica: la mafia nel ghetto è una questione che interessa i giudici. E dopo i 23 morti sulla tratta, curato Andria, il controllo elettronico sul binario del disastro. Puglia ancora, maledizione scooter, tre giovanissimi morti, Bari fra le città con più vittime. Rio, l'Italia sorride, bilancio buono anche per gli atleti pugliesi. Ed ancora in Iraq, fermato un baby kamikaze, era pronto a farsi esplodere. Il secolo XIX, la nuova UE di 2010, sicurezza congiunta ok, spiragli sulla flessibilità, migranti, la cancelliera apre, Renzi, Merkel e Hollande. Dopo la Brexit l'Europa riparte da quest'isola. In centropagina, bagnanti islamici dalla Costa Azzurra alle spiagge di Alassio, i divieti francesi spingono in Liguria veli e burchini. Nel taglio basso ancora la Spezia salva l'ultimo tram storico di Genova, il restauro della vettura abbandonata in deposito finirà al Museo del Trasporto. E in breve ancora l'analisi, la strategia dei tre leader per ricostruire il consenso. Ancora Università di Genova ha scoperto il sistema con cui il tumore si rende invisibile. L'unità. La fotonotizia, rotta su Bruxelles, la strada da percorrere, il vertice appunto dopo il terremoto Brexit rilancia l'Europa dei padri fondatori. Renzi, Merkel e Hollande riaprono i dossier della UE, dal piano Juncker alla sicurezza. E poi vediamo il referendum e tasse, il PD punta sul dialogo, l'ISIS rende i bambini vittime due volte ed ancora Salvadori si deve ripartire dall'incontro appunto del vertice che si è svolto ieri. Silvestri invece bene una difesa comune. Ed ora passiamo al Messaggero, vediamo la prima pagina in apertura, il vertice appunto, il titolo: la UE va avanti dopo Brexit, ora misure forti per la crescita, scriviamo il futuro, dossier su sicurezza, difesa e investimenti, duello sulla flessibilità, la cancelliera frena, c'è già. E in centropagina ancora, nell'attentato alle nozze in Turchia, 29 vittime erano minorenni, maglia di Messi e cintura esplosiva, preso in Iraq, altro bimbo kamikaze. Migranti in caserme, nuove strutture, mappa del Viminale, previsto uno stanziamento di 40 milioni, Alfano, accordi con la Turchia o caos. Entriamo all'interno del Messaggero, vediamo quindi in primo piano a Brexit appunto Renzi al vertice con Merkel e Hollande, l'Europa va avanti, cimitero blindato tra elicotteri
tiratori scelti per quanto riguarda la sicurezza dell'incontro. Ed ancora vediamo il retroscena, flessibilità, Roma in pressing, ma la cancelliera non fa sconti. Palazzo Chigi vuole un margine maggiore per rilanciare l'economia e tagliare le tasse. Berlino apprezza le riforme dell'alleato, ma il patto di stabilità è più che sufficiente. Il blitz, la protesta in barca di Alemanno, lo striscione, diciamo no a questa UE. Lo scenario invece dal fronte dell'est, alto là al triumvirato sui profughi e rigore, duello a Bratislava. Gli esclusi guidati dalla Slovacchia daranno battaglia al prossimo vertice. Austerity, gli stati del nord non cedono. Ed ancora vediamo l'Unione Europea, vediamo crescita e difesa, i nodi da sciogliere. L'Unione Europea si appresta ad affrontare un'agenda autunnale molto fitta, la posta in gioco, il suo rilancio. Passiamo avanti, le nuove riforme, quindi per quanto riguarda la trattativa, nuove riforme sul tavolo UE per ottenere altri 10 miliardi, il governo pronto ad invocare ancora le clausole previste dalla Commissione. Tra le misure per convincere Bruxelles, sgravi alla contrattazione di secondo livello. E poi previdenza, pensioni, in Germania l'età media è scesa a 64 anni nello scorso anno. Il caso nel taglio basso statali 2,5 miliardi per il rinnovo, scontro sui dirigenti delle pubbliche amministrazioni. Le risorse sul tavolo per gli aumenti per il prossimo triennio, ma per i sindacati sono ancora insufficienti. Alfano, vediamo l'Europa salta senza intesa sui migranti, l'incontro a Rimini, l'accordo con Ankara, rischio Libia bis, l'apertura del ministro tedesco, accoglieremo i rifugiati dall'Italia. Questo per quanto riguarda il confronto. E invece la novità profughi, piano del Viminale, 40 milioni per l'accoglienza, investimento per ristrutturare caserme in disuso e predisporre nuove strutture, individuati 5.000 posti per gli immigrati, ma l'obiettivo è di ampliare la disponibilità e nel grafico le strutture appunto del piano regione per regione. Sempre in primo piano, curdi nel mirino, kamikaze di 12 anni fermato in Iraq, la strage in Turchia, salgono a 54 le vittime, 22 sono bambini. Il governo di Ankara accusa l'ISIS di voler colpire Erdogan. E qui nella foto vediamo il baby kamikaze appunto fermato con una cintura esplosiva addosso. Bloccata dalla polizia, ancora a Bruxelles, donna psicolabile, ferisce tre persone col macete. Il caso jihadista distrusse i mausolei di Timbuktu, all'Aia lo processano per crimini di guerra. Il caos Libia, nodi Tobruk al governo, salta l'ipotesi di un esecutivo unitario sponsorizzato dall'ONU e Sisi si schiera contro Tripoli, noi appoggiamo Haftar, c'è il rischio di una nuova guerra tra le due fazioni, le troupe del generale contro le milizie del premier Serraj. Poi il Vaticano, vediamo che scrive l'Ayatollah, scrive a Bergoglio, il vero Islam non è terrorismo, ha detto. E poi la polemica nel taglio basso, raid in Siria, Iran toglie la base ai russi, accusa il Cremlino di esibizionismo. Referendum e fisco e scontro aperto nel Partito Democratico, ampi gelo sul Premier, duello sinistra Renziani, partigiani, invitarci alle feste non basta. E il Movimento 5 Stelle, se Renzi perde non lascia, ridicolo, ma Alfano dice ha fatto bene. Il bilancio, vediamo Rio 2016, campo dall'orto per la RAI più di 42 milioni. Il caso Lodi, consiglio sospeso, nominato il commissario. Ed ancora la svolta, Francia ritorna a Sarkozy,
Sì, corretto, per l'Eliseo l'ex presidente annuncia la candidatura alle primarie del centrodestra. Ho deciso, ho la forza per lottare, è un momento tormentato per la storia del nostro paese, ha detto. Ed ancora avanti tra le cronache, qui non ci dovete venire, poi il pestaggio degli egiziani, è successo a Catania nel video girato da una delle vittime, l'aggressione a colpi di mazza da baseball. I tre africani colpiti sono minorenni, uno è grave, tutti italiani i responsabili dell'agguato. E muore contro un albero Alex Polli, si schianta sulle Alpi un altro base jumper. E il caso Capolarato, Orlando annuncia la legge a Foggia e la figlia di Padoan manifesta con i migranti. Economia, la prima pagina riporta il caso quindi al colosso farmaceutico USA Maxi Acquisto nelle biotecnologie e poi in breve il dato Terna a luglio i consumi di energia giù del 9,6%. E nel taglio basso, sempre della prima pagina, auto Volkswagen, il duello con i fornitori blocca 30.000 operai. E con la pagina dell'economia ci fermiamo per il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e quindi con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, Giovanni, intanto ben risentito, quali sono gli aggiornamenti? Sì, grazie Elisa. Allora, la situazione meteorologica è ancora caratterizzata dal passaggio di un nucleo di aria fresca proveniente dall'Europa centrale che sta raggiungendo le estreme regioni meridionali e sulla nostra regione favorisce un moderato afflusso di correnti di aria fresca che determinano addensamenti soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, quindi nelle prossime ore saranno ancora presenti degli annuvolamenti, soprattutto sulla fascia costiera, ma più compatti sulle zone collinari, altocollinari e montuose, dove ci sarà spazio a delle precipitazioni. Ma la caratteristica principale di questo peggioramento sarà il vento forte, il vento che continuerà a soffiare ancora per tutta la giornata di oggi, in particolar modo lungo la fascia costiera, ma anche su gran parte del settore orientale, con raffiche localmente anche piuttosto intense sulle zone montuose. L'arrivo di queste masse d'aria fresca sta dando luogo e darà luogo ancora ad un'ulteriore diminuzione delle temperature sulla nostra regione, mentre da domani comunque assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche perché questo nucleo di aria fresca tenderà ulteriormente a spostarsi verso il settore ionico, favorendo delle schiarite che diverranno via via più ampie nella giornata di mercoledì, ma il miglioramento vero e proprio si concretizzerà soprattutto da giovedì, quando è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione che darà luogo anche ad una graduale ripresa delle temperature che al momento sono al di sotto delle medie stagionali. Quindi torna l'alta pressione, tornerà diciamo un clima estivo sulla nostra regione, anche se non sarà il caldo intenso o il caldo afoso, almeno per il momento non ci sarà l'afa perché è spazzata via appunto da queste masse d'aria fresca. Tuttavia, nel fine settimana comunque ci sarà un ulteriore aumento dei tassi di umidità, quindi probabilmente tornerà l'afa nel fine settimana, ma durerà poco almeno alla luce dei dati attuali a nostra disposizione perché sembra possibile poi un nuovo peggioramento nei primi giorni della prossima settimana. Ma insomma, per questa situazione, Lisa, poi ne riparleremo diffusamente nel corso dei prossimi aggiornamenti. Certo, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie, Lisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E come sempre ricordo che oltre al sito internet Abruzzo Meteo potete interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo oppure il profilo Facebook personale di Giovanni De Palma. Potete così postare commenti, porre domande, quindi essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche. Ed ora ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria. Tra poco.
Seconda parte di Mattino 6, continuiamo la nostra rassegna stampa, passiamo però alle notizie regionali dal centro, prima pagina dedicata alla provincia di Pescara, in apertura bulli e ubriachi, allarme e sicurezza, Pescara di notte, paura per i ragazzi dopo gli ultimi pestaggi sulla riviera. In centro pagina ha firmato l'attaccante che arriva, oggi si decide per Aquilani, Bahebek, abile e arruolato, il Pescara gli chiede gol salvezza. Nelle cronache il sì di Elena e Margherita, prime nozze gay in Abruzzo, l'Unione Civile a Spoltore. Ospitalità negata, Scafa dice no ai profughi, troppi disagi. E poi il compleanno, auguri speciali a nonna Elia, festeggia 111 anni. Tuffi di nuovo vietati in mare, piove un po' e scatta un altro divieto tra il porto e via Muzzi. Passiamo alla prima pagina dedicata alla provincia di Chieti, Lanciano e Vasto. Vediamo in apertura l'autopsia, scagiona l'indagata, morto sull'asse, fatale per il 55enne, solo il secondo tamponamento. In centro pagina i pellegrini del cammino di San Tommaso in piazza San Pietro a piedi da Ortona a Roma, dopo due settimane l'impresa va in porto. E nelle cronache la richiesta al comune in Chieti, Survera punta al super villaggio per gli immigrati. E in Lanciano invece la sanità che non va per l'esame ai nei deve attendere 17 mesi. In Vasto, mistero svelato, in centinaia senza acqua per l'aria nei tubi. E ad Ortona, in coma dopo lo schianto, incidente sulla Val di Foro, giovane, grave giovane di Vacri. Vediamo la prima pagina del centro dedicata alla provincia di Teramo. In apertura, farmacista trovata morta in casa, la teramana Nicoletta Caratti aveva 52 anni, stroncata da un malore. L'ospite illustre Sgarbi diventa cittadino onorario di Campli e gusta la porchetta. Nelle cronache in Giulianova il Grillo Show non spaventa i politici giuliesi. In Teramo rifiuti arriva l'app per inviare segnalazioni, queste le novità della municipalizzata Team. In Alba Adriatica frana di Ripe dopo 18 mesi lavori bloccati. E muore a 7 giorni dall'incidente l'operaio di San Nicolò che si era schiantato con l'auto il 15 a Isola del Gran Sasso. Edizione dedicata a L'Aquila, Vezzano e Sulmona, vediamo in apertura, parliamo di Perdonanza 2016, si alza il sipario, L'Aquila stasera accensione del tripode, inserto dedicato alla festa. E nel centro pagina L'Aquila, il vice di Cialente in campo, l'ex magistrato Trifuggi scalda i muscoli, vuole fare il sindaco. Nelle cronache vediamo l'inchiesta a Raiano, il re delle terme contro procura e carabinieri. In Avezzano lo spacciatore è obbligato a stare sotto un ponte. E, calcio di Serie D, L'Aquila prepara il derby di Coppa ad Avezzano. Pestato dopo un rimprovero ad Avezzano, il padre di un ragazzino guida la spedizione punitiva. Ed ora passiamo al quotidiano della provincia di Teramo, La Città, vediamo l'apertura di oggi. Torniamo e vediamo le notizie che riporta appunto il quotidiano della provincia di Teramo in apertura. Questa mattina vediamo la notizia appunto della morte una settimana dopo lo schianto di Raffaele Diurno, 45 anni, che era finito contro il recinto di un'abitazione a Isola del Gran Sasso. E poi in centropagina Campli, cittadinanza onoraria per Vittorio Sgarbi, l'arte della porchetta.
corso, lavori in ritardo sul programma, i commercianti teramani fanno pressioni sul cantiere, appunto, che sta interessando da mesi il corso principale. E poi in Teramo, farmacista trovata senza vita nella sua abitazione, Valle Castellana, anziana coppia in macchina giù nel dirupo. Sanità, il professor Giovanni Casali, nuovo primario del reparto di cardiochirurgia. All'interno vediamo la pagina dedicata alla regione Abruzzo, a Spoltore abbiamo visto celebrate le prime nozze gay, Elena e Margherita nella foto hanno presentato la richiesta di unione civile dopo l'entrata in vigore della legge Cirinnà. A celebrare l'unione l'ex deputato di Rifondazione Comunista, che lo vediamo nella foto, Maurizio Acerbo, emozionate le due spose, le nostre figlie sono le prime persone che ci hanno appoggiato in questa battaglia, hanno detto. Cerimonia perdonanza oggi all'Aquila, inizia l'edizione numero 722. Ed ancora finanziamenti a Roma, dissesto idrogeologico e ciclo rifiuti, 70 milioni per Abruzzo e Molise. Ad annunciarlo il ministro dell'Ambiente Galetti, investire sulla sicurezza equivale a difendere il territorio, ha detto. Vediamo lo schianto di Ferragosto, la tragedia, muore a una settimana dopo una settimana dall'incidente. Raffaele Diurno, 45 anni, di San Nicolò, era finito contro il recinto di un'abitazione a Isola del Gran Sasso. Lo vediamo nella foto, era ubriaco, purtroppo, come rilevato dagli esami, la vittima si era messo alla guida dopo aver bevuto qualche bicchiere. E nel taglio basso invece la nota farmacista teramana trovata senza vita nella sua abitazione, Nicoletta Caratti, 52 anni, era molto conosciuta in città, forse un malore alla base del decesso improvviso. Andiamo ancora avanti, il ritardo di un mese sulla pavimentazione, i commercianti del corso appunto stufi per i continui annunci non rispettati da parte dell'amministrazione. L'assessore Fracassa ha detto il cantiere è stato fermo solo a Ferragosto e di certo i ritardi non sono addebitabili all'amministrazione. Ed ancora vediamo arte nel rondò, San Michele proteggerà la rotonda del promenade. Andiamo ancora avanti, vediamo Casali nuovo primario di cardiochirurgia, il professore ieri mattina ha visitato il reparto con il manager Fagnano e il direttore amministrativo di Giosia. Cambio della guardia, quindi Casali prende il posto di Diosanio a poco più di un anno dal suo arrivo al Mazzini di Teramo. Cronaca, auto prende fuoco lungo Viale Bovio ed ancora in bici sulla Teramo Mare, forse voleva evitare qualche semaforo, quanto insomma si apprende il fatto di circolazione, fatto sta che nella mattinata di ieri intorno alle 10 alcuni automobilisti hanno notato un uomo che procedeva tranquillamente in sella alla sua bicicletta all'altezza dell'uscita Teramo Ovest, appunto. Andiamo avanti, vediamo la pagina dedicata alla provincia, anziana coppia finisce giù nel dirupo, moglie e marito miracolosamente illesi dopo aver capottato più volte a bordo della loro punto. Queste le operazioni nella foto del recupero da parte dei vigili del fuoco. A provocare l'incidente anche la carenza delle barriere di protezione ai lati della carreggiata. Cirsu, vediamo l'ex presidente Di Matteo, convoca i sindaci soci. Dissesto, ecco i fondi per il maltempo del 2013 e del 2015, la presidenza del Consiglio dei Ministri sblocca 36 milioni di euro. Andiamo ancora avanti, scoperto un altro deposito di biciclette rubate, erano state rubate tra Giulianova e la Val Vibrata, un nuovo blitz dopo quello all'ortofrutta di Alba Adriatica. Nell'area destinata a parcheggio trovate 50 biciclette, alcune nuove, altre depositate da molti anni. Cronaca, in manette l'uomo che scassinava le macchinette cambia soldi. A Martinsicuro, sempre il primo venerdì di settembre, Pepiti on tour a Villa Rosa. Cronaca ancora, Tortoreto si lascia cadere nel vuoto mentre in vacanza, suicida una 66enne romana, probabilmente in preda ad una crisi depressiva.
E a Sant'Egidio il PD non pensa agli interessi dei cittadini, Rando Angelini nella foto respinge le accuse di incompatibilità per la carica di presidenza dell'Unione dei Comuni. Eventi non solo comici, a Sant'Egidio c'è anche la Notte Bianca. Civitella, comune condannato, scatta il pignoramento per un debito, il PD attacca l'amministrazione, il sindaco fa finta di nulla, mentre rischiamo il dissesto e questa è appunto l'accusa. E a Giulianova, vediamo, Giulianova il grillino sono io, Mastro Mauro, io tra i primi a tagliare auto blu e indennità per la gente, ha detto. Colle Leone, due serate per scrutare le meraviglie del firmamento. Musica, Giulianova, il seminario di violino è un successo, in autunno si replica. E Corneli difende l'acqua viva Palas, costruito rispettando le norme, ha detto, per l'ingegnere progettista del comparto, esagerata la definizione di mastodonte a pochi metri dal mare. Ed ancora vediamo Roseto, l'ultima marcia di Franco Sbrolla ieri mattina a Santa Maria Assunta ai funerali dell'ambientalista rosetano. Sbrolla è morto a 81 anni dopo essere stato sottoposto a un'operazione alla gamba. Roseto, un pomeriggio tutto dedicato all'accoglienza e all'integrazione sociale, sempre a Roseto, Fronte Nazionale chiede di istituire una consulta per la disabilità. Silvi, 20 minuti per fare 2 km sulla ciclabile. La denuncia di un turista in vacanza costretto a fare appunto la gimkana lungo il percorso. E vediamo la pagina dedicata alla cultura, nella parola Tutta la verità che posso dare a Giuseppe Conte il premio Vincenzo Travaglini. La poesia può affratellare gli uomini e creare ponti fra culture diverse, ha detto. La rassegna, vediamo, Campli e Pietracamela, borghi della musica, al via la 7ª edizione del festival. Quest'anno torna anche la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese. I due borghi quindi saranno i protagonisti di una rassegna musicale diffusa che andrà avanti fino a venerdì 2 settembre. Maestri vicini, circa 130 musicisti parteciperanno alle masterclass tenute da Campanella, Campaner e Piano. Ma su questo articolo vediamo il contributo video di Andrea Costantini. Da oggi al 2 settembre i comuni di Campli e Pietracamela si trasformeranno in borghi della musica. 10 giorni con altrettanti spettacoli e concerti musicali di alto profilo allieteranno le serate agostane dei due centri teramani. L'evento, patrocinato dal Senato della Repubblica e voluto dall'Associazione Kimbala e dalle rispettive amministrazioni comunali, prevede parallelamente lo sviluppo del progetto IMC, Masterclass tra le più importanti a livello europeo, con oltre 150 musicisti accorsi da tutto il mondo per perfezionare le loro tecniche. Sì, è un progetto molto ampio, appunto, che parte dalla Masterclass, progetto IMC, per arrivare a produrre spettacoli serali. I ragazzi sono tantissimi, stanno già lavorando mentre noi parliamo. Abbiamo già i solisti per i due concerti con la Sinfonica del 27 e del 28, rispettivamente a Campli e a Pietracamela. Per quanto riguarda la Masterclass, è un momento particolarmente qualificante. Sì, perché è veramente un corso di alto perfezionamento. Io che ne ho fatti oramai a una certa età, però quando avevo 20 anni ne ho fatti tanti anche all'estero, so quanto formano questi corsi e il ragazzo, il musicista si rende conto se la strada è quella giusta o no. Quindi noi in questo momento andiamo ad impegnare le nostre forze, anche le nostre economie, quelle stesse economie che ci sono state giustamente riconosciute l'anno scorso in un momento di difficoltà per lo sviluppo culturale dell'intero Abruzzo, e su questo non ci tireremo mai indietro da questo punto di vista. Primi appuntamenti concertistici oggi al Belvedere di Pietracamela e domani al Comune di Campli. Abbiamo colto al volo l'occasione di poter avere da noi l'eccellenza culturale dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese in modo che creare un'attrattiva culturale nel nostro borgo che soffre ancora dei danni del terremoto e da poter ridare vita a un tessuto sociale che già è stato danneggiato negli ultimi anni. Sono presenti a Campli maestri, più
più importanti, più noti nel mondo, e allievi provenienti da tutte le parti del mondo, Libano, Stati Uniti, cioè, in questi giorni vedere per campi, insomma, questi ragazzi che passeggiano con i trolley, gli strumenti musicali, e sentire queste note che risuonano nel nostro centro storico è per noi un motivo di grande orgoglio. Quindi attendiamo tutti coloro che amano la cultura, che amano la musica a Campi. E torniamo al quotidiano Il Centro, vediamo all'interno la pagina dedicata all'Abruzzo, apre con il mercato delle macchine nuove anche nell'auto, la locomotiva è Chieti, seguono Pescara, Teramo e L'Aquila, in tutto nei primi sei mesi 2016 vendute 16.000 vetture, tra cui una sola Ferrari. E la vendita entro settembre per la nuova Carichieti, rispunta la Popolare di Bari. Sbloccati i fondi dal CIPE, erosione costiera, depurazioni e rifiuti, arrivano 60 milioni. Andiamo avanti, vediamo lavoro, quando il lavoro è una missione, ecco i posti nelle ONG, tutte le proposte delle organizzazioni non governative per diplomati e laureati, cooperanti, medici, ragionieri. Vediamo all'interno ancora statali, ci sono 2,5 miliardi per rinnovare il contratto, il governo pronto ad aumentare il primo stanziamento di 300 milioni, i sindacati ancora insufficiente, riforma della dirigenza, si limano le misure. Vediamo la pagina dedicata, scusate, alla perdonanza appunto all'Aquila, vediamo la Basilica con l'Emaggio, quindi si potrà entrare per 24 ore, stop momentaneo ai lavori per l'apertura e chiusura della Porta Santa, accesso parziale dalla sera del 28 ai vespri del 29. Il 28 agosto, quindi dalle 16, corteo, non più di due ore e partenze differenziate per motivi di sicurezza, i figuranti in costume si muoveranno da Palazzo Fibbioni, i rappresentanti di enti, club e associazioni sfileranno invece dalla Villa Comunale. Ancora vediamo la fede alla Villa Comunale, allestita la tenda della misericordia, la diocesi, una chiesa fra la gente come vuole il Papa. Da oggi al 27 agosto ogni sera alle 20:30 c'è l'adorazione. Andiamo avanti, vediamo la prima pagina dedicata a Pescara, sicurezza, movida violenta in città, altri pestaggi, una riviera fuori controllo, così il titolo, nel fine settimana tra giovani picchiati vicino alla Pineta Nord, un uomo lasciato a terra alla rotonda Paolucci. Polizia stradale, ubriachi al volante, 10 patenti ritirate ogni fine settimana. E più servizi sul lungomare del Vecchio, presto i vigili in strada anche di notte. Fallito l'assalto alla Carichieti, all'esterno della banca è stato realizzato un buco, ma poi i ladri sono fuggiti. Andiamo ancora avanti, vediamo. Sdraio ombrelloni, si paga quando si può, sono numerosi i balneatori della Riviera Cittadina che lamentano ritardi o dilazioni da parte di clienti che dimenticano di saldare il conto dell'estate passata al mare. E sempre in Pescara, tuffi di nuovo vietati fino a domani dal porto a Via Muzzi, l'ACA segnala un altro sversamento di liquami nel fiume, Alessandrini alla Regione. Subito un nuovo depuratore. Ed ancora vediamo, tolti i cartelli al confine con Francavilla, è durato solo 48 ore il divieto di balneazione. Sempre in Pescara, palazzo pericolante, sì ai periti, il tribunale nomina due esperti per un esame dell'edificio di Viale D'Annunzio. I sindacati, il regolamento dei vigili urbani va annullato, contestate le nuove norme. La fuga degli anziani, tariffe troppo care e penali, salatissime, gli ospiti della casa albergo La Pineta spiegano perché la residenza INPS zona Aurum è sempre più vuota. L'incertezza sul centro di via Palizzi, ancora una girandola di Coop e voci di chiusura. Muore dopo tre mesi dalla caduta, il quarantenne di origine romena era precipitato dal balcone di casa in via Nora. Marito violento, non potrà più vedere la moglie.
Ancora incidente mortale sull'asse attrezzato, polizia, Siulp contro Cipriano, l'autovelox è repressivo. Il sì di Elena e Margherita vince l'amore arcobaleno, lo abbiamo visto a Spoltore, la prima unione civile, appunto, le prime nozze gay celebrata nel municipio di Spoltore, unione civile officiata da Maurizio Acerbo, le spose in pantaloni bianchi e camicia di seta, c'è voluto coraggio, siamo felici, hanno detto. Stadio, la delusione di un disabile, il figlio accompagnatore, impossibile vedere la partita da un punto così basso. Ed ecco la foto, il posto riservato ai disabili per vedere appunto la partita. Pescara-Napoli. Avvelenamenti avvallamenti, buche stradali, un residente via Elettra è pericolosa, ha denunciato. Andiamo ancora avanti, vediamo sempre in Pescara, alberi pericolosi, nell'elenco sono 137 quelli da abbattere, l'agronomo del comune, forse alcuni potremmo salvarli, intanto il sindaco incontra i residenti per annunciare i tagli. E vediamo nel taglio basso, viviamo tra muffa e umidità, via Aldo Moro, questa la denuncia appello di una madre e una figlia che vivono in una casa ater. Pagina dedicata a Montesilvano, vediamo, quartiere in rivolta, Villa Carmine assediato dalla puzza del depuratore. Si riacuisce il decennale problema dei cattivi odori provenienti dall'impianto, i residenti, i bimbi vomitano. Superenalotto, sistema baciato dalla fortuna, vinti a Elice, 138.000 euro. Vediamo Maragno a Uno Mattina, i nostri immigrati lavoreranno gratis, ha detto, e poi ancora Montesilvano, la scadenza, spazi negli impianti sportivi, domande entro il 25 agosto. Sempre a Montesilvano, Orsini, lavori alla rotatoria della stazione, deve pagarli la TIM, polemica sul rifacimento dell'asfalto e le cause delle buche. Ancora avanti, vediamo la notizia in, nella parte superiore, c'è Pagati, negozio di elettronica a Laucian Mall, Papino chiude ma non lascia, l'Abruzzo 28 in mobilità. E poi c'è Pagati, la Bäcker Hughes licenzia, sciopero, i dipendenti della multinazionale del petrolio chiedono il rinnovo della cassa integrazione, a rischio 98 posti di lavoro. Francavilla, attivato il servizio di pre-post scuola, quote e scadenze, e divieti del 25 agosto, sirena lavori e deviazione del traffico per permettere appunto i lavori del cantiere del palazzo. Chieti, il centro di accoglienza, Suor Vera chiede di ampliare il villaggio, presenta al comune la variante per mettere in regola la struttura di 100 ettari che dà assistenza a un esercito di disperati. Chieti, vediamo, morto sull'asse, l'autopsia scagiona la donna indagata, ieri i funerali di Dionisio. Scontro in moto, in coma giovane di Vacri, rianimazione a Pescara. Ateneo, tre concorsi per posti a tempo pieno, corsa all'assunzione universitaria, le domande scadono l'8 settembre e sul centro i requisiti richiesti. Pagina dedicata all'Aquila, vediamo violenza da Vezzano, rimprovera un ragazzino, il padre lo picchia a sangue, l'adolescente redarguito perché correva in bici, si scatena la spedizione punitiva, i carabinieri cercano gli aggressori fuggiti in auto, il ferito medicato in ospedale. E vediamo, ladri di gioielli, TV e computer nella villa di un imprenditore, allarme, furti nella Marsica. A Trasacco lo spacciatore abita sotto il ponte, la procura dispone l'obbligo di dimora nel fucino ma i carabinieri si oppongono. E Trifuoggi pronto a scendere in campo, l'Aquila, il vice sindaco pensa alla candidatura a primo cittadino con una squadra composta da giovani.
Pagina dedicata a Teramo, ancora sangue sulle strade, muore una settimana dopo l'incidente Raffaele Diurno, operaio 44 anni, abbiamo visto, di San Nicolò, non ce l'ha fatta, a Ferragosto la sua auto era finita contro un cancello. E il dramma a Teramo, la farmacista trovata senza vita, stroncata da un malore a 52 anni, Nicoletta Caratti nella foto. Ragazza piena di pidocchi, madre indagata, oltre all'inchiesta per abbandono di minori c'è quella sulla sospensione della potestà genitoriale. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, vediamo dal centro la Serie A, il rinforzo d'esperienza, Pepe, tutto nel weekend sarò il jolly del Pescara. L'ex Juve e Chievo, sabato la chiamata di Oddo, poi l'accordo col presidente, oggi si chiude il futuro di Aquilani, gli agenti incontrano lo Sporting Lisbona e domani al via la prevendita per Reggio Emilia. Zampano, bello avere un pubblico così, il terzino guida già a Reggio, con il Sassuolo sarà durissima ma siamo pronti, ha detto. E vediamo l'ex milanista Ambrosini, bravo Oddo ma Inà c'è da soffrire, il commentatore di Sky, servono tre rinforzi per la salvezza, però il Pescara contro il Napoli mi ha fatto una bella impressione, ha detto. E poi vediamo le speranze per Campagnaro, coda in forte dubbio per la sfida col Sassuolo, i dati poi della prima giornata, media spettatori in A all'inferiore all'anno scorso. E ancora vediamo, passiamo alla Lega Pro, vediamo il, per quanto riguarda il Teramo, Fiore, Vastese, scelta di cuore domani Biancorossi a Pescara per lo sponsor Marramiero. E invece per quanto riguarda la Serie D, vediamo in alto, Morgia promuove l'Aquila, aspetta Bartoccini, a distanza di 22 anni i rossoblù tornano a giocare un derby ad Avezzano, il tecnico dopo la qualificazione in Coppa, ho visto lo spirito giusto in campo. Ed ancora Lega Pro, Teramo di Paolo Antonio, oggi ceduto al Pescara ma torna in prestito. Infine vediamo il Chieti al via con i ragazzi, si spera nell'ingaggio dell'esperto attaccante La Cava. E con la pagina sportiva termina la nostra rassegna stampa, quindi l'appuntamento con Mattino 6 che torna domani puntuale alle ore 7. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.